La Campania ha presentato i propri gioielli vinicoli alla rassegna internazionale Vinitaly a Verona, in uno stand nel cuore del Pala Expo. Union Camere Campania ha curato l'area affidando alla Camera di Commercio locali gli spazi personalizzati. Spicca l'azzurro voluto da Siimpresa, l'azienda speciale delle Camere di Commercio di Napoli e provincia. Puntare sull'identità territoriale dei prodotti promuovendo il vino come alimento d'eccellenza della storia millenaria e sposando questa immagine con le bellezze naturali e artistiche del territorio è l'obiettivo che le Camere di Commercio campane si sono date con la partecipazione all'edizione 2022 del Salone. Ciro Fiola, presidente di Union Camere Campania e della Camera di Commercio di Napoli. 2 anni di fermo sono state per le aziende un danno inimmaginabile, perché oltre a non poter fare la fiera c'è stato un blocco totale dei ristoratori, insomma c'è stato un danno veramente enorme. Non credo che questa manifestazione possa recuperare tutto il perso che proviene dall'anno 2019, però già dovendo iniziare mi sono fatto un giro molto partecipata. La Campania deve fare sintesi e fare rete come fanno altre regioni, perché abbiamo dei vini di grande qualità, ma dobbiamo aumentare le produzioni, perché aumentando le produzioni e facendo rete sicuramente la Campania può essere anche in questo campo uno dei leader dell'Italia. Fiola ha guidato la delegazione regionale insieme con l'assessore all'agricoltura Nicola Caputo e al direttore di Coldiretti Salvatore Loffreda. Noi stiamo cercando di mettere insieme i punti di forza della nostra regione. Da un lato abbiamo gli asset ambientali, culturali, dall'altro abbiamo il vino e le produzioni agroalimentari. Dobbiamo fare di questo mix il punto di forza. E la regione Campania, dal punto di vista vitivinicolo, sta esprimendo davvero prodotti di altissima qualità, appoggiandosi sulle caratteristiche dei vitigni autoctoni e con questa grande identità territoriale. Noi con i Campi Flegrei, la storia dell'Asprino e del Falerno è la storia del vino non in Campania ma nel mondo, pertanto questo per noi dovrà essere il valore aggiunto che rispetto alla nostra cultura ci possa dare quel valore maggiore non sui grandi numeri ma soprattutto sulla grande eccellenza e pertanto sulla qualità del prodotto. Nello stand di Napoli spazio anche alla realtà immersiva, con la possibilità attraverso visori tridimensionali di fare un viaggio nelle vigne che producono vini proposti in fiera. Tra le eccellenze campane anche il primo liquore al mondo in affinamento subacqueo dell'antica distilleria Petrone. Abbiamo immerso nel mare 370 bottiglie di questo liquore a base di vino, brand invecchiato 3 anni e frutti di bosco. Il progetto prevede, questo è un progetto sperimentale che in assenza, ovviamente queste bottiglie in assenza di luce, in assenza di ossigeno e con la vibrazione del mare generano un amalgamarsi del prodotto.